Crisi picchiaduro, crescono i nuovi poveri, quelli che hanno perso il lavoro e coloro che proprio a causa della crisi il lavoro non lo hanno mai trovato. In questo scenario c'è anche chi è costretto a scegliere se fare la spesa, pagare l'affitto e le bollette o curarsi. Spesso a passare in secondo ordine è proprio la salute. Gli esami specialistici costano, il ticket non sempre è alla portata di tutti e le liste di attesa lunghe obbligano a rivolgersi a studi privati a pagamento. Ma questo non è per tutti possibile, per questo a Pistoia, a Misericordia, Fondazione Caripit, Caritas, Ordine dei Medici e Federazione Medici di Medicina Generale hanno sottoscritto un accordo che consente a chi non può fare altrimenti di potersi curare gratis. Spetta alla discrezione del medico di medicina generale indirizzare il paziente al servizio gratuito svolto dal poliambulatorio della Misericordia di Pistoia, senza tanta burocrazia. Il servizio è stato illustrato in conferenza stampa da tutti i soggetti che lo hanno reso possibile. La Fondazione Cassa di Risparmio ci ha messo a disposizione 40.000 euro per dare prestazioni a coloro che sono indigenti. Abbiamo rilevato negli ascolti di queste difficoltà che emergevano molto spesso anche necessità e difficoltà nel curarsi, per cui abbiamo pensato che dovevamo in tutti i modi dare una risposta in maniera sistematica. Abbiamo sempre fatto presso il nostro poliambulatorio anche visite gratuite per quei casi veramente particolari che ci inviavano o i medici di famiglia o ci inviava la Caritas, però abbiamo voluto dare una sistematicità a questa necessità cercando dei fondi alla Fondazione Cassa del Risparmio e mettendoci anche come Misericordia un equivalente valore per poter dare le risposte.